Paladino, il signor Uther. Cosa ci proponi, signor Uther? No, questo non lo voglio. In mano adesso. Bello lui. Lui contro di questo qua è molto molto figo. Siamo lenti, eh. Siamo sicuramente lenti. Speriamo che anche lui vada relativamente lento. In modo tale da darci un attimo più di respiro, ma lo scopriamo. Accendiamo la luce, cosa può succedere? Ah, si sparano. Va bene, questa a noi ci piace. Steng. Carino. Vai di due secrets. Se top deck ci piace, se gioca qualcosa ci piace. Potrebbe essere molto forte, ma probabilmente starà fermo. E invece no. Vabbè, devastante sta play. Cioè, il suo è davvero molto 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 forte. Allora, io qua voglio giocare assolutamente lui per dare ad Affer questo. Voglio tradare, perché comunque lui, se mi ricordo bene, è un robot. Quindi assolutamente non voglio la possibilità che possa attaccare o puttanate varie. Esatto, sono sempre più convinto di aver fatto la scelta che mi piace. Però anche lui c'ha tipo doppio Furia del Vento, quindi ci farà un male boia. Va bene. Allora, questo qua a noi ci va mega di culo. Perché possiamo lanciare Affer. E lanciando Affer noi, va bene, lì non lo cleariamo per niente clean, sfortunatamente, però vabbè. 5, 10, 17 danni, 15 danni. No, raga, è troppo importante, che cazzo me ne frega, tradami quello che ti pare, zio. Tradami quello che ti pare, tanto c'ho Affer, c'ho Power Hero. Tradami quello che ti pare. Tanto non è che puoi fare tanto, mi togli quello lì o mi togli quell'altro. Io comunque c'ho un 4-3 in board. Ok, basta che non gli dai assalto e chi se ne frega. Non esci da sta situazione. Provocazione scudo divino, non ce ne frega una fava, detto molto sinceramente, c'ho doppio Arfer, zio. C'ho doppio Arfer e Power Hero. Ammazzalo, ammazzalo. Guarda che cazzo c'ho in base. Shbang. Shbang. Strafast. Bello lì. Bello, 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 bello. Allora, questo via. Piox, come va? Sei carico per la finale? Sempre molto socievole lei, eh? Poco ma sicuro quello.
centodanna continua a resistere. Li farò fuori tutti. Anche lui deve dire che è socievole. Voglio giocarmi questo. Questo potrebbe essere estremamente figo. Quindi io farei così. Farei così. Sì. 8K, minchia. Questo ci piace. Cioè ci piace. È un trade interessante. Evoca un goal che ci trada qualcuno. Questo ancora non si è attivato. Ah, minchia. Perfetto. Che culo. Questo è doloroso, doloroso, doloroso. E beh, minchia, non è male, dai. C'è comunque il tuo nome. Road to prima posizione. Allora, me lo tradi in qualche modo cancrettoso. Va bene. Direi che è stato leggermente forte questo cammello. Dai, gioca una spella. Facci divertire. Gioca una bella spella 6 mana. Cazzo, che culo. Ma in realtà dovrebbe comunque essere messo, non dico male, ma non è sicuramente out of lethal. Che sfiga, madonna. Vabbè, tutte sega, tanto c'avevo arma, c'avevo tutto. Però non glielo facciamo vedere. Bello. Il re dei Lich. Nessuno sfuggirà alla mia ira. Che mano pesante questa. Una mano che sicuramente non voglio vedere. Già questa ci dà più soddisfazione. Se avessimo anche un turno 1, magari con i due serpentelli, potrebbe essere molto figo. Non abbiamo un turno 1, va bene così. Ok. Io farei di questo. Non ho idea di che mazzo sia lui. Lui sa benissimo che sono un secret. Gliel'abbiamo appena dimostrato. No, no, no. La cittadella continua a resistere. Ok. Vediamo di pescare arma, magari esca perfetta. Questo ci piace e ci piace. Vediamo se lui va a value tradare. Penso vivamente di no. Anche perché non ce l'ha il value. Almeno che non provi col go. Però non sarebbe comunque il massimo dell'idea. Oh, che stocchi alla lucina. Ah, lasciamolo acceso.
Pensieroso. Forse vuole già tentare con un aspello? Esattamente. Quindi è il coso. Noi abbiamo l'arco e va bene così. Io direi questo e direi a sto punto di questo, poi vediamo cosa tiriamo fuori. Beh, la ratta è proprio come buttare, credo che sia totalmente impossibile. Quell'altro invece potrebbe essere molto interessante, in caso ci gioca un servitore da 4 mana noi glielo facciamo schiaffare face, potrebbe essere molto bello, forse. A lui, ne serve solo Ah. lui. Appunto, direi che non è male. Allora, io qua non voglio già pescare l'altra arma, cioè più che altro non me ne faccio assolutamente una fava, quindi andiamo di fare anche di questo e a noi piace. Siamo lentini stasera, proprio delle Vittime partenze che non ci terminali di un danno legno. troppe soddisfazioni. Ripeschiamo amici di pezza, ripeschiamo l'arco che a questo punto va a costarci solo unicamente 3. Uno stronzone. Evochiamo questo, evochiamo un attimino Misha, evochiamo dopo Misha questo, faccia e faccia. Qua noi gli tradiamo tutto con Misha, almeno che non ha dentro qualche porcata strana, però se fa qualche spell grossa dovremmo riuscire a gestirla. Ottimo trade qua. Se riusciamo anche ad avere l'arma in saldo, non è male. Che ci si saldi completamente può essere, però non lo scopriamo. Ok, può giocarlo completamente di nuovo. E gli piace sicuramente sta cosa. Value trade e value trade. Onesto. Ancora non ci si attiva quello del mana. Facciamo di questo. Facciamo di questo. Rifacciamo di questo. Rigiochiamoci Misha. Andiamo face. Prossimo turno abbiamo 8 di mana. Questo 8 di mana noi abbiamo 5, 5, 6. E l'ital che ce l'abbiamo, chi se ne frega, abbiamo un'altra arma in mano. Questo lital qua è stracarino e coccoloso. Se lui non si cura, è grossissimo il nostro lital. La morte non può essere incatenata. Vabbè, chi se ne frega, non ci dà problemi sta cosa. Vediamo che carta gli sale instant, ma non è sufficiente. Ok, ci lascia anche 5 danni board, ma gli dimostriamo che... Ah, questo poteva darci fastidio, eh? Perché sta roba? Ci ha rovinato l'ital sta roba. Allora, 4... Porca troia. 5, 10, 18, no vabbè ci arriviamo comunque. Ah, ma è tornato normale adesso il prezzo. Vabbè, allora è stato solamente panico per il nulla. È stato panico per il nulla.
Ok. Molto bene.